un uovo dal peso di 60 grammi, aggiungiamo 60 ml d'olio di semi e frulliamo con il frullatore ad immersione. Grammi di mandorle, poi qui ho 150 grammi di farina 00, scusa, vado a versare dentro questo. 10 g di lievito per dolci, come ultimo ingrediente 60 ml d'acqua. Teglia di 18 cm imburrata e infarinata, andremo a versare dentro l'impasto. Trentacinque minuti di cottura. Per sapere quando è pronta fate sempre la prova a spalletto, infilzandolo. Se è asciutto il dolce è pronto. Questa è già bella raffreddata, quindi andremo a togliere lo stacco. Guardate quanto è alta.